Da destra a sinistra, quando occorre trovare lavoratori a costo zero, vi è la stessa semplice risposta. Utilizziamo chi percepisce il reddito di cittadinanza. E questo benché il reddito non sia una sorta di servizio civile, ma un aiuto ai disoccupati in difficoltà economica mentre si dovrebbe lavorare affinché questi trovino un impiego salariato. L'ultima proposta per rendere ben spesi i redditi di cittadinanza arriva proprio dal partito che ne ha fatto un cavallo di battaglia. Secondo i 5 Stelle, pescaresi, chi riceve il bonus potrà rendersi utile nel far rispettare le misure di sicurezza anticontagio. Percettori del reddito di cittadinanza che potrebbero in un certo qual modo essere utilizzati per coadiuvare la protezione civile e le guardie ambientali, che appunto al momento sono le uniche categorie individuate dall'amministrazione, in queste attività di presidio e di controllo degli accessi presso tutte le aree verdi. Sono 5 punti su cui si concentra la proposta dei 5 Stelle: l'urbanistica, la mobilità, la digitalizzazione, le spiagge libere e gli spazi aperti e le periferie. L'accusa all'amministrazione è quella di essersi dimenticata di alcune categorie di cittadini. Oggi quello che di cui vogliamo parlare nello specifico è proprio il fatto di puntare l'attenzione su quelli che abbiamo definito anche nel titolo di questa conferenza i grandi dimenticati dall'amministrazione. Perché se è vero che ci sono delle emergenze e delle urgenze importanti, è vero anche che il dibattito, diciamo, dell'amministrazione Masci del centrodestra si sta focalizzando solo su alcune categorie, diciamo, di lavoratori o di imprenditori. Nello specifico sentiamo e vediamo alla ribalta sui giornali, sui quotidiani, parlare spesso dei ristoratori, dei bar, dei balneatori, e se queste categorie sono assolutamente importanti e hanno bisogno del massimo sostegno dell'amministrazione, dobbiamo ricordare che non sono i soli ad avere bisogno di un sostegno e non rappresentano ovviamente la totalità, diciamo, dell'imprenditoria e dei lavoratori del comune di Pescara. Nella proposta sulle periferie l'intenzione è quella di programmare alcuni eventi estivi, come ad esempio il cinema all'aperto, anche nei quartieri popolari e non solo nel centro frequentato dai turisti. Per quanto riguarda le spiagge libere, secondo i 5 Stelle è stato scongiurato il rischio di privatizzazione e intendono convenzionarle con delle associazioni, ma sempre consentendo il libero accesso, specialmente ai disabili. Innanzitutto abbiamo pensato all'utilizzo delle spiagge libere attraverso delle convenzioni specifiche con scuole d'infanzia, asili nido e associazioni che potrebbero appunto gestirle per garantire magari anche in fasce orarie concordate e secondo le rispettive competenze varie, diciamo, vari servizi.